Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del direttore generale dell'ASL di Caserta, Ferdinando Russo. Buonasera cari telespettatori, buonasera Buonasera, direttore, dottoressa. come sta? Bene, grazie. Come vedete siamo così perché la situazione è un po' peggiorata e avendo qui un'autorità quindi tocca stare proprio diciamo con la mascherina e quindi rispettare le regole, dato che ci sono pare questi peggioramenti. E credevamo di aver diciamo, superato la pandemia e siamo di nuovo con i contagi, con i focolai. I virologi dicono che insomma, dipende da queste varianti, Omicron 2, Omicron 3, che sembrano, insomma, il vaccino sembra che d'aver perso la capacità di prevenire il Covid. Quindi massima prudenza, mascherina, e lui vede, mi ha obbligato a tenere la mascherina, è giusto che sia così. Ci dica come stiamo combinati? Io penso, diciamo, da quel che si dice, non siamo usciti ancora da questa pandemia. Assolutamente no, lei ha perfettamente ragione. E la discussione sta proprio sulle sottovarianti oggi dell'Omicron. Abbiamo avuto una serie di diversi coronavirus, quindi Alfa, Beta, Delta, l'Omicron. Noi all'Omicron siamo stati la prima provincia d'Italia ad aver identificato un caso, ricorderà quel manager che stava in Sudafrica. Oggi c'è la sottovariante Omicron 2, ma ce ne sono pure diverse altre. Questa è quella che sta avendo una diffusione straordinaria, ma in tutto il mondo. Si pensi che addirittura ha superato come potenza di contagio una delle malattie virali più contagiose che noi abbiamo mai conosciuto, che è il morbillo. Immagini che lei il morbillo, un soggetto che è affetto da morbillo senza vaccinazione, riesce a contagiare almeno 18 persone. Questo ha superato la soglia delle 18 persone. Allora, in soggetti che non sono vaccinati e che sono e vivono una condizione non di protezione, provi ad immaginare un soggetto che infetta più di 18 persone, diciamo 20, e poi ognuna di quelle 20 che ne infetta altre 20, e poi sempre in modo esponenziale altre 20, altre 20, altre 20. L'Omicron 2 ha questa potenza, che è un poco in più dell'Omicron classica, e la loro forza è questa. Fortunatamente presentano, almeno fino ad oggi, una scarsa o una lieve aggressività come espressione patologica, come espressione di malattia. I nostri ospedali non sono ancora pieni, anche se in questi ultimi periodi stiamo osservando ad un incremento delle degenze ordinarie e fortunatamente ancora una bassa occupazione delle terapie a più alta intensità, come le terapie subintensive o le terapie intensive, che sono quelle che poi sfortunatamente ci fanno assistere i morti che ha determinato questo virus. Io sono sempre più convinto che noi dobbiamo contenere il contagio per evitare queste cose, Sì, ma già. Sì, ma per una considerazione molto semplice e logica. Questo è un virus, ne stiamo parlando da, diciamo, almeno in Italia da marzo di 2 anni fa, oggi sono oltre 2 anni, no? La potenzialità di trasformazione che ha questo il virus è legato alla possibilità che questo ha di diffondere, e cui più diffonde, più persone contagia, più ha la possibilità di replicarsi e di variare. E noi dobbiamo impedire quello. Per impedire quello bisogna adottare prassi, consuetudini di vita, di protezione, come quella del distanziamento, come quella della mascherina, come quella di evitare zone affollate senza adeguate protezioni, igienizzare le mani, come ho visto lei che faceva stamani all'ingresso Sì, appena della entrata. hall della struttura. Sono quegli accorgimenti fondamentali che evitano, lei non Di sa, prudenza. evitano assolutamente condizioni di rischio che possono presentarsi. Anche andando in un bagno pubblico o aprendo una maniglia, quindi
di una porta e magari qualche un soggetto infetto ha contagiato quella maniglia e lei così sbadatamente porta la mano infetta alle mucose e può beccarsi il virus. Quindi sono queste condizioni fondamentali che ci aiutano moltissimo ad evitare la diffusione del contagio. E in questo poi aggiunga l'elemento più importante e straordinario che abbiamo avuto modo, con uno sforzo straordinario che ha fatto il mondo scientifico, nella realizzazione dei vaccini. Quindi, ma poi, dei vaccini si pensa già a una quarta dose? Allora, io sono convinto che faremo sicuramente l'EMA con l'AIFA, autorizzerà la quarta dose, già ha detto di poterlo fare ai soggetti immunodepressi e immunocompromessi, soggetti fragili, che è utile proteggerli perché comunque il vaccino ha protetto da complicanze serie e quindi ha evitato la morte di soggetti a rischio. I cittadini non ne vogliono sentire parlare della quarta dose perché molti hanno avuto delle conseguenze. Assolutamente, gli effetti collaterali ormai, se siamo oggi a parlare, dottoressa, noi abbiamo fatto miliardi di vaccini in tutto il mondo. Lo so. Se pensa agli effetti collaterali di un comune vaccino che è obbligatorio per bambini, ormai sono equivalenti. Allora perché avere una visione permissiva per quelli e invece ostacolare la diffusione del vaccino? Oggi c'è anche il Novavax, che è un vaccino a subunità proteica, se ricorda era quello che io accennai la prima volta che sono venuto qui. Oggi è operativo, ce l'hanno fornito. Dipende... ed è fatto allo stesso modo come tutti i vaccini che si fanno da decenni in questo paese. Quindi... Certo, però i soggetti sono diversi e molte volte non è che solo il braccio, il po' di febbre, si hanno pericarditi. Assolutamente no, si sono verificati dei casi con alcuni vaccini ad mRNA, ma che sono casi che si risolvono comunque tranquillamente, non hanno dato esiti mortali. Ma si è già deciso per questa quarta dose? La quarta dose per i soggetti fragili è già in vigore. Adesso bisogna... E quando si dovrebbe fare? Dottoressa, almeno noi in genere si fa dopo 4 mesi dall'ultima dose che si è fatta, perché si è visto scientificamente che dopo 4 mesi c'è un calo del titolo proteggente degli anticorpi. Okay. Allora è preferibile fare la vaccinazione. Direttore, siamo in questa guerra in Ucraina, e insomma assurda, spietata. Stanno arrivando qui tanti profughi e il presidente De Luca, che è stato a Caserta, ha parlato e ha detto dell'assistenza che darà la regione Campania, strutture sanitarie, ospitalità per bambini ucraini al Santo Bono, medicinali e quant'altro. Lei come si sta organizzando per i vaccini, vaccinare queste persone, perché molti non sono vaccinati, anche i bambini? Insomma, come si organizza? Si dovranno vaccinare? Si vogliono vaccinare? Dottoressa, in Campania ci sono 2 tavoli permanenti, uno coordinato alla prefettura di Napoli e un altro in ogni prefettura provinciale. Noi facciamo parte del tavolo permanente della prefettura della provincia di Caserta, coordinato dal prefetto Castaldo, e già dall'inizio del trasferimento verso le nostre aree di mezzi che trasportavano profughi, noi ci siamo organizzati per accoglierli, quindi sotto tutti gli aspetti, i famosi CAS messi a disposizione dalle organizzazioni prefettizie e dai circuiti di solidarietà e di accoglienza degli immigrati. Qui Caserta, in tutta la regione Campania, è forse la migliore, quella che dà più spazi occupazionali, abbiamo ancora centinaia e centinaia, almeno ho letto il report nelle ultime ore. Ci sono ancora tantissimi posti disponibili per accogliere i profughi. Pensi che noi ad oggi noi registriamo intorno ai 2.400-2.500 soggetti a cui abbiamo fatto l'STP, cioè abbiamo dato il famoso codice per poter avere l'assistenza, quindi significa che sono venuti sul nostro territorio questi numeri e sono stati poi tutti quanti dislocati, chi da familiari, chi in centri di accoglienza, chi in altro. E abbiamo tutti quanti fatto tamponi, molti sono usciti positivi, intorno agli 80-85 tamponi. Abbiamo anche accolto animali di piccola taglia, che molti portano in sé animali di piccola taglia. C'è un problema,
C'è un problema che loro vivono nel loro contesto anche di alcune situazioni per patologie che presentano ancora una difficile copertura vaccinale, come la poliomielite, è ancora presente in forme anche preoccupanti, forme di tubercolosi, per cui noi dobbiamo stare attenti quando vengono a fare adeguati controlli sanitari e loro tranquillamente accolgono, diciamo, le nostre azioni di prevenzione. E abbiamo sotto attenzione tutti quanti, sono monitorati attentamente, offriamo la vaccinazione anche a loro, stiamo accogliendo i bambini, stando attenti alle indicazioni che ci hanno dato anche gli organi di governo. Insomma, lei è già in azione. Ma già da diverse settimane, pensi che abbiamo istituito due hub, il primo hub lo costituimmo... Lei ha fatto tantissimo in questi due anni. Il primo hub lo costituimmo sulla Garibaldi, le siamo grati. E abbiamo accolto già diversi pullman. Certo. Mo da 4 giorni attivo l'hub alla scuola di formazione dell'aeronautica, dove ci hanno dato degli spazi bellissimi, dove abbiamo accolto già qualche centinaio di profughi che vengono... tutti quanti accolti nella struttura e poi dislocati nelle loro strutture di accoglienza, ma gran parte sono di loro conoscenti, parenti o altri. Un altro ce l'abbiamo sulla Caritas di Aversa, quindi noi diamo il supporto sanitario e collaboriamo con i nostri mediatori culturali a potergli facilitare l'accesso alle cure. Insomma, sta provvedendo come al solito alla grande. In piena attività, ma grazie all'organizzazione interforza tra noi, questura, carabinieri, prefetto, finanza, tutti come sempre coordinati in prefettura con un tavolo permanente. Domani avremo una videoconferenza per fare il punto della situazione. Certo. Mi sembra di capire che ci sarà forse anche il direttore della protezione civile e lo stesso console ucraino, per cui e speriamo siamo che... sul pezzo, diciamo. Direttore, ci sarà un nuovo sistema di prenotazione delle visite, per le visite, prenotazione, visite ed esami. CUP regionale, è il CUP regionale. Sì. È un investimento di 50 milioni di euro della regione, ci sarà a partire da settembre, mi pare. No, noi siamo già partiti. Già siete partiti. L'azienda di Caserta. Il sistema di prenotazioni, visite ed esami. Sì. Caserta adotterà una modalità innovativa. Quale sarebbe questa modalità? È un sistema che sta andando a rodaggio, nel senso che le visite, il circuito delle visite, le disponibilità delle visite stanno sull'intera regione, per cui avranno un maggiore controllo. Poi la Regione Campania sta facendo tanto, perché noi avevamo canali differenziati, pubblico-privato. Certo. Invece il privato, che non è privato-privato, il privato è il privato accreditato, noi dobbiamo far comprendere che il privato accreditato sussidia l'offerta pubblica. È normale. E allora è stato messo in un circuito comune, per cui il cittadino si ritroverà su una piattaforma che potrà prenotare. Al momento il privato non è ancora stato inserito, ma perché piano piano dobbiamo caricare i dati, il problema è il caricamento dei dati, certo, a rendere fruibili tutte le agende disponibili per dare e assegnare le prenotazioni in tempo adeguato, però noi su Caserta abbiamo fatto qualcosa in più. Quindi è un'importante innovazione. Qualcosa in più che riguarda il Chronic Care Center, penso che lei l'avrà sentito accennare. È vero, c'è questo sovracupo e la farmacia che danno la loro adesione, e fanno sono da le funzioni punto che di prenotazione. Aiutano in queste cose, però. È grande aiuto. Però è una discussione lunga, per cui se vuole parlare del sistema di prenotazione, diciamo questo. Il sistema di prenotazione unico regionale, per cui si mette a disposizione una piattaforma che il cittadino può scegliere sulla disponibilità, ma il problema più serio è un altro, che è quello che queste cose si governano controllando e monitorando le malattie croniche, perché il numero straordinario di prenotazioni avviene per patologie croniche, ma la patologia cronica viene governata in un sistema, in un governo, in un approccio multidisciplinare e proattivo. Cosa significa? Ho capito. Significa che tu, equip medica o medico di medicina generale in AFT, nel famoso AFT, o nei Chronic Care Center, come sono stati istituiti sulla provincia di Caserta, e oggi ne abbiamo uno per ogni distretto
hanno anticipato le case di comunità che sono state previste dal PNRR. Ho capito. La prima l'abbiamo inaugurata a Capo, è stata inaugurata a Caserta, Aversa e in ogni distretto. Noi facciamo la presa in carico della malattia cronica. È soggetti importante. Che hanno due o tre più patologie croniche vengono portati in questa struttura, avranno un piano assistenziale e le prenotazioni delle visite le fa direttamente lo specialista con il medico di medicina generale, per cui avrà un piano assistenziale codificato, preciso, e questo comporta aiuto. Per prima cosa una qualità di controllo della patologia, evitamento di riacuzie, e l'evitamento delle riacuzie della malattia cronica ti comporta una cosa importantissima, la riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso. Per cui l'intasamento di pronto soccorso di soggetti che non sono stati assistiti adeguatamente sui territori, questo noi stiamo cercando di evitarlo. E in più chi entra in questi circuiti col piano assistenziale dei Chronic Care Center ha un beneficio straordinario, perché la Regione ha autorizzato l'azienda di Caserta, per coloro che entrano nei Chronic Care Center attraverso i medici di medicina generale, se uno è affetto da una patologia cronica, per esempio l'ipertensione, prende quel farmaco per anni e anni e anni, ha la possibilità di avere una prescrizione che le dura almeno 6 mesi. E questo è un grande aiuto. Per cui deve andare una sola volta a prendere il farmaco e non torna sempre dal medico a farsi prescrivere il farmaco. Un'altra stessa cosa la stiamo facendo per le prestazioni specialistiche, per cui lo specialista del Chronic Care Center, il team multidisciplinare, programmerà il numero delle visite che deve fare o i controlli che deve fare e diventa una cosa straordinaria. Lei pensi, le faccio un esempio banale. Pratico. Poniamo che un soggetto anziano come me, che è affetto da più patologie, magari una cardiopatia aritmica, diabete, una broncopatia tutte o qualche altro... Tutte patologie dei diversamente giovani. Patologie importanti. Certo. Per cui ognuno di questi specialisti comporta da parte del cittadino come se fosse una pallina di flipper. Un giorno deve andare dal cardiologo, un giorno deve andare dal pneumologo, l'altro giorno deve andare dal diabetologo e fare altre cose. Noi invece queste cose le abbiamo evitate con queste organizzazioni che si chiamano oggi Chronic Center, ma il PNRR ha già definito il nome, si chiameranno case di comunità. Ma noi già ci siamo anticipati di oltre un anno, 2 anni o 3 anni nel fare questa cosa su Caserta. E lei provi ad immaginare se ci fosse la necessità da parte del medico di richiedergli una prestazione specialistica come un ecocardiogramma perché vuole verificare la funzionalità cardiaca o altro, e se un ecocardiogramma lo richiede un cardiologo e poi lo stesso ecocardiogramma dopo qualche mese lo deve richiedere lo specialista pneumologo o il diabetologo per vedere situazioni di complicanze riguardando questo organo, una condivisione di scelta di diagnostica strumentale, per cui tu quello stesso ecocardiogramma servirà all'intero nucleo multidisciplinare di specialisti. Immagina la portata in termini di appropriatezza prescrittiva, certo, di utilizzo e di definire anche adeguatamente il protocollo terapeutico. Certo. E questo serve anche a ridurre le liste di attesa delle prestazioni. È un grande... Poi che la visita la faccia il pubblico o la faccia il privato accreditato, conta poco. L'importante è che la prescrizione sia appropriata per quel bisogno reale e che non ci sia uno spreco di risorse di prescrizioni prescritte in un modo sbagliato. E certo. E questo dicasi anche per i farmaci, anche per i farmaci è la stessa cosa. Noi in questo abbiamo messo in atto un'altra cosa importantissima, che è quella della conciliazione terapeutica. Sa cosa significa? Molti di noi della nostra età, sono soggetti spesso a prendere più farmaci. Più farmaci sono più principi attivi di farmaci. Questi principi attivi spesso possono anche essere confliggenti, creare problemi proprio per la non sinergizzazione dell'utilizzo della molecola stessa e quindi possono creare degli effetti collaterali. Noi abbiamo messo in atto con la collaborazione dell'Università Bicocca di Milano una condizione di questo tipo, per cui vengono studiate le molecole che vengono somministrate per capire se queste possono dare o meno effetti collaterali, ma anche per capire l'utilizzo delle molecole e l'aderenza terapeutica del cittadino, che il cittadino deve avere a quel tipo di dosaggio.
che col passare degli anni poi in genere si adotta un dosaggio inferiore a quello necessario di un'età più giovane. Quindi una grande conquista, grandi cose stiamo a facendo, beneficio stiamo della facendo belle comunità. Cose, non è mai abbastanza. Poi sì, c'è tutta, ci sono le cure di prossimità, insomma il riordino della sanità che la Regione Campania sta mettendo in campo. Sono, ma il questi fatto sono delle anni prenotazioni è importantissimo. Questi certe volte anni, uno prenota una visita se lo ha dopo questi due, sono tre mesi, anni, quattro mesi. Sono anni straordinari. Noi non abbiamo problemi. Qualche problema ce l'abbiamo nei servizi di endoscopia, ma più per carenza di personale, perché spesso sono intasati dalle condizioni degli screening che facciamo, magari le endoscopie chirurgiche, però ci stiamo comunque muovendo per ridurre pure questi tempi di attesa. Certo. È l'unico punto dove abbiamo ancora qualche tempo che deve essere migliorato, poi tutti quanti gli altri stiamo benissimo. Sono importanti novità. Direttore, il presidente De Luca ha parlato di un piano di realizzazione per 169 case di comunità, che sono importantissime. Certo. E ce ne saranno per quello il territorio casertano. 8. Noi siamo stata la prima provincia a presentare subito il piano esecutivo. Esatto. 8 di ospedali. Di ospedali. Gli ospedali di comunità sono diversi Mondragone, dalle case di comunità. Piedimonte Matese, sì, sì, Rocca Romana, San Felice a Cancello, sì. San Marcellino, Santa Maria Capovetre. Tutti con se il lei piano. Vede, è stata la prima delibera ASL che è stata inviata in regione. Tutti con i soldi del piano nazionale ripresa e resilienza. Piano nazionale di resilienza. Un piano economico, cioè di riguardante soldi, un piano per risollevare le sorti dell'economia che è andata abbastanza giù nel periodo di pandemia. No, dottoressa, questo è un progetto importante che l'Unione Europea porta a beneficio delle aree più depresse dell'Europa, per colmare i gap strutturali che esistono fra le varie regioni d'Europa. E in Italia questi soldi dovranno servire a colmare il gap, specialmente almeno nel settore sanitario, nella missione 6, che poi si integra con le altre missioni del PNRR, la 5, la stessa quella della transizione digitale o della transizione ecologica, sono tutti concatenati perché sono obiettivi importanti. Provi ad immaginare oggi di quanto sia legato la missione della transizione ecologica con quella della missione salute rispetto al risparmio energetico a cui oggi siamo chiamati ad attenzionare in virtù degli effetti della guerra dell'Ucraina e quindi la probabile riduzione di gas o di altra materia prima che ci permette di produrre energie, quindi sono tutti aspetti che noi dobbiamo tener conto e ragionare in un modo attento. Tornando invece a quelli che sono gli investimenti per la missione 6, quindi la ristrutturazione dell'organizzazione sanitaria, c'è da tener conto però di un fatto importante, sono degli investimenti importanti che servono a colmare il gap che esiste fra il meridione e il nord Italia rispetto a queste strutture. Perché la realizzazione degli ospedali di comunità, delle centrali operative territoriali che sono l'elemento innovativo e le case di comunità che non sono altro che il Chronic Care Center che noi abbiamo già realizzato un anno fa, anzi noi l'abbiamo fatto pure in una fase più avanzata perché ci mettiamo dentro anche il sociale, il nursing, cioè l'assistenza domiciliare ai pazienti. Noi dobbiamo creare queste strutture, però c'è un problema di fondo importante e questo l'ha rappresentato anche il nostro Presidente a più tavoli e a più volte. Il personale da utilizzare dentro non c'è, quindi noi dobbiamo lavorare anche sulla riorganizzazione dei processi, sulla rimodulazione delle nostre organizzazioni territoriali, perché noi possiamo creare gli ospedali di comunità, dentro gli ospedali di comunità servono gli infermieri, certo. Possiamo creare le case di comunità, serve personale medico e altri infermieri per le cure di prossimità che si legano con l'obiettivo della missione 5, che è quello della fragilità, della coesione sociale. E quindi dobbiamo ragionare con gli ambiti sociali, e poi dobbiamo ancora integrarci con i progetti di digitalizzazione, che parte dalla missione della digitalizzazione e si integra pure con una parte del finanziamento della missione 6 per il miglioramento tecnologico digitale delle nostre strutture. È un'opportunità straordinaria, però non dobbiamo dimenticarci di una cosa, questi sono finanziamenti in conto capitale, cioè sono a debito,
guai se non vengono utilizzati con investimenti che devono essere proiettati alla crescita. Certo. Certo, altrimenti adesso resta un debito per le future generazioni. Certo, io adesso capisco, cari telespettatori, voi non sapete che cosa significa inserirsi nell'agenda del direttore dell'ASL, direttore generale dell'ASL di Caserta. Lei ci ha da fare tutte queste cose per migliorare la sanità. E veramente, diciamo, da quando c'è lei, sono 2 anni a questa parte, ci ha sempre seguito e ha fatto proprio tantissimo, e lo sta dimostrando con questo che sta dicendo. Tutti i passi importanti per la cittadinanza, per il cittadino, per l'essere umano, perché oltre a essere malato, insomma, trovarsi in difficoltà insomma, è un po' troppo, e quindi c'è bisogno di posti, di persone come lei che veramente danno il cuore per tutto il bene comune, dobbiamo dire la verità. Adesso capisco le lunghe attese, sì, domani, dopodomani, quell'altra domani. Anche i capelli bianchi, vuoi, però. Perché anche deve studiare. Allora, direttore, De Luca difende il bio di gestor, dice che è una cosa buona, io voglio sapere il suo consiglio, il suo parere. Il bio di gestor, i telespettatori lo sanno, serve per lo smaltimento dei rifiuti organici, produce però, e questo voglio sapere da lei, una fermentazione. Questa fermentazione, detto così alla buona, produce dei gas. Questi gas sono nocivi, non sono nocivi? Perché i cittadini di questo biodigestore non ne vogliono sapere, perché si dovrebbe sistemare. L'unico posto possibile sarebbe un po' vicino alla reggia. È intervenuto sull'argomento anche il Vescovo, il quale ha detto, riprendendo le parole del Papa Francesco, la Chiesa non entra nelle cose scientifiche, non entra a sostituire la politica, però chiedo di riflettere su dove mettere questo, diciamo, questo strumento, a che non sia di nocumento per la collettività. Non guardi l'orologio perché è arrivato da poco. È di nocumento? Può essere di nocumento? Allora, io la rispondo. Lei ci dica. Tranquilla, la rispondo sicuramente, quindi, perché i nostri telespettatori penso sapranno che lei viene, ci fa recitare a soggetto, lei non condivide le domande. Allora, io sono un tecnico, lei adesso mi sta facendo una domanda di tipo politico a cui io non mi sottrarrò. Farò le mie considerazioni, che sono la mia visione rispetto a questa situazione. Caserta e quindi l'azienda sanitaria di Caserta, io ho sempre ritenuto che, io l'ho connotato con due termini, complicata e complessa. La complessità legata alla vastità del territorio, alle situazioni che ci stanno dentro, alle condizioni socio-economiche, socio-politiche. È complicata perché complicum, no? Dice, nelle pieghe poi tu devi andare a leggere le condizioni che questo territorio esprime, le potenzialità e quello che devi mettere in campo e come devi trovare gli equilibri per poter raggiungere obiettivi non perdendo mai di vista quello che è la stella polare che ci muove, cioè l'interesse della comunità in termini di salute, di opportunità, di crescita, di sviluppo e quant'altro, ma anche di tutela della salute in primis rispetto ad investimenti di questo tipo. Le vorrei solo dire che noi adesso stiamo ragionando in una condizione di sofferenza energetica per aver, per scelta, ma anche nel passato, no, sulle famose scelte contro il nucleare che noi abbiamo avuto e che adesso ne paghiamo le conseguenze, a differenza dei nostri amici, i paesi che ci circondano, vedi la Francia, vedi l'Austria, che non vivono la nostra sofferenza energetica. E se lei pensa che i maggiori reattori nucleari la Francia li ha a poche decine di chilometri dal nostro confine, si renderà conto di quanto sia stata stupida la nostra scelta, che in una condizione di catastrofe di cui piglierebbe sicuramente la nostra popolazione e quindi determinerebbe. Scelte di questo tipo rispetto alla condizione che già noi sul trattamento dei rifiuti siamo anni indietro, e il Presidente Luca ha fatto cose
inimmaginabili per poter risolvere questo problema. Questa è un'altra opportunità che la scienza e gli innovamenti biotecnologici danno nel poter utilizzare tecnologie metodiche diverse per poter poi non solo risolvere il problema, ma trasformare e ricavare da quella trasformazione di rifiuti una fonte energetica. Ma può essere nocivo o no? Mi ascolti. Io le posso solo dire che il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda di Caserta ha dato parere favorevole. È chiaro? Ha dato parere favorevole. Il Dipartimento di Prevenzione, a firma dei dirigenti del Dipartimento. Poi ci sono altre condizioni legate a condizioni di che l'ambiente, le politiche locali assumono un comportamento diverso di accettazione o meno di questo tipo di opportunità che certo viene data al nostro territorio. Se questo poi lei lo inserisce in quelle che sono le opportunità e i finanziamenti dello stesso Piano Nazionale di Rinascita e di Resilienza, e allora si renderà conto di quanto sia importante la condizione. Immaginate che noi, sulla questione per esempio della filiera bufalina, tanto discussa, la brucellosi, la tubercolosi, noi come azienda sanitaria, poiché noi siamo proprietari anche di milioni di metri quadrati di terreno, milioni di metri quadrati di terreno, abbiamo messo a disposizione nella fascia che va dal Volturno al canale delle Giragni, dove ci sono i comuni che presentano grosse criticità nella brucellosi, nella prevalenza della brucellosi, che determina condizioni molto serie, economiche e di tenuta economica e produttiva del latte e quindi di questa ricchezza immane di questo territorio che non può essere messa a rischio. Noi abbiamo dato l'opportunità di usufruire di terreni di proprietà dell'azienda per poter migliorare gli allevamenti e poter utilizzare quei terreni offrendo con una roadmap tutte lotti di terreno al di sopra dei 4.000 metri di proprietà dell'azienda, sono un bene fondiario, quindi è difficile anche da parte nostra gestire queste proprietà, ma che possono essere un'opportunità per gli allevatori per poter creare e migliorare le proprie condizioni di allargamento degli allevamenti, delle stalle. Abbiamo capito il suo pensiero. Io non voglio trattenerla oltre perché noi ci dovevamo incontrare l'anno scorso, cioè a fine anno, e poi come al solito lei è occupato e abbiamo rimandato per fare un breve diciamo bilancio di questi 2 anni che lei è stato diciamo così presente nella nostra vita in questi proprio questo anno di pandemia, questi 2 anni di pandemia. Solo una cosa volevo ricordare, che il direttore pensa anche alle donne, è stata da poco la festa delle donne e l'ASL con la Federfarma ha avviato una campagna di prevenzione per le donne, per le malattie proprio delle donne, il tumore dell'utero e della cervice uterina, e quindi si è prodigato per la prevenzione delle donne. Le donne ringraziano, cioè che consiste, non so, forse lo saprete già, è un kit, giusto, che si acquista in farmacia. No, non si acquista, è tutto gratuito. No. Tutto gratuito. Eh? È tutto gratuito. È tutto gratuito, non si acquista, perché ho detto acquista, vabbè, ma si prende in farmacia, certo. Ho sbagliato verbo, acquista ma si prende. Le stiamo distribuendo dalle farmacie, ecco. Ma il nostro obiettivo è tutto gratuito, sì. Dottoressa, ma il nostro obiettivo, e poi questo fa l'autodeterminazione, l'auto, fare essa stessa il prelievo. L'autoprelievo, poi torna a casa. Però io ho un obiettivo ambizioso, cioè io vengo da una formazione che è molto vicino al mondo della riproduzione e quindi dei progetti degli schemi di prevenzione dei tumori e via discorrendo. Il mio obiettivo personale, ma che penso che sia l'obiettivo dei popoli del mondo, sa qual è? Non che io debba ogni anno mettere in moto un'organizzazione per poter convincere il cittadino, vuoi che sia maschio, e quindi convincerlo a farsi lo screening del colon retto, o magari in un prossimo futuro farsi lo screening del tumore alla prostata, o
ancora più importante lo screening del tumore polmonare. Oppure convincere la donna a farsi lo screening per la prevenzione dei tumori della cervice o a farsi lo screening per i tumori alla mammella. Io aspiro ad una cosa ben più importante, che siano i nostri cittadini a venire da noi e acquisire la mentalità, che devono porsi in una condizione di controllo e devono spingere sulle organizzazioni per farsi controllare. Invogliare a... Io non certo. Devo avere più la necessità di andare a portare i camper sulle zone più sperdute della provincia di Caserta per raccogliere adesione e cercare di convincere. Ci vuole un moto culturale che deve fare il salto del paradigma. Cioè, noi dobbiamo avere l'empowerment, cioè la cognizione che dobbiamo prenderci cura di noi stessi e quindi adottare queste misure di prevenzione, che sono misure anche sagge, che spesso ti possono salvare la vita. Le immagini, un tumore in situ, per esempio della pelle, no? Quindi in situ significa preso appena appena, quando sta cominciando a trasformarsi la cellula e cominciare a divenire pericoloso, o alla mammella, o preso al di sotto del centimetro e quindi tolto con intervento mirato, pulito, prima ancora che si sia metastatizzato. Lei in quel caso ha salvato la vita umana, ma non solo, ha ridotto dei costi sociali all'intera comunità, una cosa straordinaria. Sì. E ha dato speranza di vita, quindi questo serve principalmente certo. A salvare la vita, per cui vita lavorare sulla prevenzione è un elemento fondamentale. Poi a quello è chiaro che bisogna associarci anche l'evitamento di condizioni che possono dare questi tipi di segnali, certo. Quindi lavorare sull'ambiente, sulla sicurezza degli ambienti, specialmente sui posti di lavoro. Sull'inquinamento delle donne la ringraziano, perché è un grande passo in avanti, e la prevenzione, si sa, è importantissima. Noi abbiamo fatto pure una cosa importante che verrà ad inaugurare il nostro presidente, spero nei prossimi giorni, con i fondi della Terra dei Fuochi. Noi nell'ospedale di Marcianise abbiamo realizzato nel nostro servizio di PMA, di procreazione medicalmente assistita, un servizio di crioconservazione per la preservazione della fertilità. Quindi l'oncofertilità. Immagini quanti soggetti giovani in età fertile che non hanno avuto ancora possibilità di procreare, noi prima dei trattamenti antitumorali preserviamo i gameti o tessuti per potergli dare un'opportunità un domani di poter avere figli. Vede, lei fa le cose di continuo, sarebbe da intervistarla ogni settimana, dice lei che ha fatto, perché ogni settimana fa una cosa di nuovo e noi siamo in arretrato. Adesso mi vuole cortesemente riassumere un po' tutte le cose di cui lei va fiero, perché ne ha fatte tante in questi due mesi, due anni di pandemia. Un evento tragico che ci ha colpito, voi lo sapete, anche voi l'avete sopportato, questo periodo veramente angosciante, che ci ha colpito all'improvviso, e lei ci è stato molto vicino, bisogna riconoscere. Quanto tempo? Che cosa, qual è la quanto cosa, tempo mi dà? Ecco, no, la cosa di cui va fiero, quali sono le cose principali? Dottoressa, oggi ce ne ha dette un sacco, ma sono, il contemporaneo, io dico questi due anni. Dottoressa, sì, è vero che sono un manager, ma sono anche un uomo di scienza. Non posso essere né fiero né soddisfatto. Io sono un dirigente del sistema sanitario pubblico, quindi sono un dirigente pubblico che rispetta gli interessi dello Stato, rispetta gli interessi della comunità in cui vive, perché a noi del sistema sanitario ci pagano, noi veniamo pagati con i contributi dei cittadini, con le tasse dei cittadini, quindi sarebbe un tradimento, no? E certo. Rispetto a un atto di fiducia che il cittadino ripone nelle nostre mani, e dire tu mi devi garantire la salute. Io sono venuto qua il 9 agosto del 2019, il mio primo atto, a parte gli atti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, quindi che sono stati l'atto numero 1 e numero 2 della mia governance, il mio primo atto è stato un atto di licenziamento di 12, il famoso scandalo di Sesta Urunga, dei furbetti del cartellino.
è stata una cosa, diciamo, non per me proprio quasi devastante. E certo. È il primo atto che faccio. Poi ho cominciato a conoscere l'azienda, un'azienda che lo stesso presidente, al momento in cui mi ha affidato l'incarico, ha detto: le ho dato una, forse l'azienda più difficile della regione Campania. Certo. Le dico solo una cosa: faccia l'azienda, cioè, la organizzi per bene. Noi stiamo lavorando per questo. Stiamo lavorando per questo. Pensi che la dirigenza di questa azienda, nel senso i direttori di strutture, gli incarichi, erano quasi tutti senza atti formali. Noi abbiamo fatto decine e decine di concorsi. Abbiamo dato incarichi di struttura complessa a tutto il segmento della certo. psichiatria. Gli incarichi lì non venivano dati da 20 anni. 20 anni. E abbiamo fatto concorsi per assumere giovani psichiatri e quindi rimesso a posto tutto il mondo della psichiatria, attraversati anche da fatti giudiziari poco entusiasmanti, e voi ne conoscete più di me perché siete attenti osservatori del territorio, quindi ci siamo dovuti muovere su due versanti, il polo organizzativo e il polo di evitare situazioni che non erano tanto corrette nel governo di questa condizione così seria qual è la malattia mentale. Abbiamo cercato anche di dare ordine ad una domanda molto importante, quella che ritengo che sia un'altra delle patologie devastanti che sono presenti nello scenario nazionale, specialmente in questa regione, sono i disturbi del neurosviluppo, in particolar modo dello spettro autistico. La provincia di Caserta è quella che offre ad oltre 600 bambini un trattamento terapeutico innovativo, sperimentale, cui pure lì abbiamo dovuto dare una certa attenzione, una certa regolamentazione, nell'interesse del bambino. E certo. Questa cosa adesso verrà anche completata con l'adozione della delibera 131 della Regione Campania, che ha definito un percorso attento di come si governa questo tipo di patologie, e quindi anche in questo abbiamo cercato di dare ordine. Siamo la prima azienda della Campania che si è prodigato nel garantire questo tipo, ed è nelle prossime ore la definizione di questo problema serio che affligge importante, anche molte famiglie, perché vogliono certezze terapeutiche e di poi governo. Che più, che altro? E sono tante le cose che lei ha fatto detto, che va a finire, che poi se ne dimentica. Poi se glielo sto dicendo pezzo per pezzo, dettando. Poi a questo metta l'ordine che abbiamo messo nel segmento veterinario. Conoscere, accennavo prima la questione della brucellosi. Abbiamo organizzato il Dipartimento di Medicina Veterinaria, riorganizzato l'assetto territoriale, assunto oltre 150 veterinari per dare una risposta importante a questo segmento della filiera delle bufale e del latte, che è fondamentale per l'economia di queste terre. Certo. Noi stiamo salvaguardando l'economia di queste terre, mantenendo quello che viene definito il terzo DOP d'Italia, la mozzarella, la produzione della mozzarella, a livelli competitivi e che possa garantire, diciamo, il futuro di chi ci lavora in queste cose. Quindi siamo attenti anche, non solo, e garantendo anche quelli che sono gli aspetti di salubrità di tutti i processi che sono legati a questo mondo. A questo poi ci aggiunga la necessità di dover riorganizzare l'azienda sotto il profilo del personale. Noi abbiamo rimesso in piedi tutto l'assetto organizzativo amministrativo dell'azienda, assumendo decine di dirigenti con concorsi pubblici, decine di avvocati, assumendo centinaia e centinaia di infermieri, centinaia di assistenti amministrativi di categoria D e C, per concorsi pubblici fatti, medici ospedalieri, e non ce ne stanno. Siamo continuamente a fare concorsi, siamo quelli che la stabilizzazione dei precari, quando sono venuto qua ho trovato 640 contratti di collaborazione libero professionale, perché per carenza un'enormità. Camminavo su, quindi un precariato enorme.
Adesso abbiamo un residuo di qualche centinaio che stiamo, proprio in questi giorni ci vedremo in regione per definire quest'altra, l'ultima quota di precariato. E poi aggiunga la riorganizzazione dei territori che abbiamo fatto con questa cosa straordinaria, che è il Chronicle Center, che ci attenzionano in gran parte della nazione. Certo. Perché la realizzazione dei Chronicle Center sono un'innovazione straordinaria nei processi di presa in carico dei soggetti affetti da malattia cronica, e poi ci metta la rimodulazione degli ospedali, stiamo facendo la rete dei malati oncologici, la rete dei soggetti affetti da patologie neurovegetative. Si potrebbero fare ancora tante cose. Io ho un sogno, quello di realizzare con i medici di medicina generale una raccolta dati per i tumori appena ritrovati, poi per metterli insieme sul nostro registro tumore, una lettura e poterli collocare in uno schema di ragionamento immediato con le condizioni che sull'ambiente vengono fuori. Certo. Ci guarda, c'è quella sostanza lì. La tempistica lì, è importante. Bravissima. E in questo un'ultimissima cosa, almeno che io ambirei fare o mettere in moto su questo territorio, almeno in questi ultimi mesi che ancora mi restano da fare qui, che sa che il mio contratto scade l'8 agosto. E non si sa, e non un si qualcosa sa. Che io non ho si messo sa se in scade campo, o non scade. Un qualcosa che ho messo in campo. Quando ero direttore di distretto al distretto 43 di Casoli della Sant'Angelo, i due nord, fece un progetto che si chiamava Il rumore della solitudine. Che cosa è? È un progetto che riguarda la solitudine degli anziani. Noi nel mondo non ci rendiamo conto che spesso molte persone, o perché i figli se ne vanno fuori, o perché restano sole, anziani, vivono da sole nelle proprie comunità, nella propria abitazione. Ci siamo trovati in soggetti, almeno in quegli anni, che abbiamo scoperto dopo 4-5 giorni che erano deceduti in solitudine, ma veramente ritrovati morti dopo anni nel loro appartamento. Allora, lavorare con progetti di questa cosa, perché creare condizioni di una comunità che accoglie e che si avvicina anche a soggetti che vivono questa condizione di solitudine, attraverso condizioni che possono essere, che so, rivitalizzare, un controllo attento, una chiamata anche da parte di gruppi di volontari. E questo pure è importante. Mettere insieme più soggetti che vivono in solitudine, facilitare relazioni. Che lei possano... coordina, tutto ciò che è e coordinamento è proprio il suo ramo. Sono queste cose che facilitano, diciamo, e rendono poi... Perché poi è gentile lei, e diciamo, anche a noi ci ha condotto come da bonus pater familias. E quindi qualcuno dice che io abbia un carattere un po' spigoloso, in parte è vero, positivo. Però sa quando mi trovo spigoloso, quando vedo dall'altro lato un qualcosa che o non mi convince, perché io non ho più il tempo della mediazione, ho 67 anni. Non posso perdere tempo. È un giovane, allora, è un diversamente allora, giovane. Rispetto a questo, di fronte all'ignoranza, di fronte alla disonestà, io mostro il mio carattere, ecco. Ho uno che ha carattere. Ha fatto tanto. Capito? Deve essere orgoglioso, può essere orgoglioso, veramente tanto. Sono stati 2 anni terribili. Speriamo che passi, questa sia un colpo di coda, come si suol dire. E che passi presto. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti, perché la ripresa è vero, bisogna sta crescendo. Diciamo, ci stiamo liberando, ci eravamo un po' illusi di esserne rimasti fuori, ci siamo un po' angosciati per questa ripresa, perché volevamo levare queste qua, specialmente le donne non ce la fanno più, ma come noi prepariamo creme, cose per toglierci le rughe, questo proprio guardi, sono assicurate. Io non voglio fare il menagramma o la facile Cassandra. Questi sono mesi cruciali, guardi, proprio questo mese e col mese prossimo. Se noi non stiamo attenti a queste misure di prevenzione, vaccinazione, distanziamento, noi correremo il rischio veramente di avere nei prossimi mesi numeri che schizzeranno in alto. Certo.
È vero che l'impegno delle nostre strutture sanitarie è ancora basso, però poi quando i numeri crescono non sappiamo a cosa possiamo andare incontro. Che cosa ci aspetta? Corriamo il rischio di rovinarci l'estate. E certo, mamma mia. Allora, io la ringrazio per avermi concesso l'onore di questa intervista. Per me è sempre un piacere, c'è sempre anche tanto da imparare da lei. E veramente sono felice di averla conosciuto. Ho faticato un poco per averla qua, che la vedo e non ci credo ancora adesso, però insomma ne valeva la pena, bisogna dire la verità. Grazie a lei. Io la ringrazio e mi auguro di rivederla presto, sempre qua. Se lei si è trovato bene, io lo dico questo sempre, se si è trovato bene, io già da adesso l'aspetto qua. Grazie a lei sempre dell'ospitalità. Grazie di tutto, grazie. A voi buona serata.